Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in cosplay di Saitama e Sanji da One Punch Man e One Piece e siamo a Pistoia, non sono comics. Adesso siamo nell'area videogame. Vedete. Un po' vedere cosa sì. Contiene. Esatto, più o meno praticamente come l'anno scorso, tranne la disposizione, quest'area è stata un po' disposta meglio, adesso vi facciamo vedere. Andiamo. Computer. Sì, le postazioni dove uno può giocare appunto. Qua, sì. Questa è molto carina l'area Nintendo, che l'anno scorso non c'era. Pokémon Millennium, mi sembra. Sì, in collaborazione appunto col sito. Anche grande comunque. Davvero. Sì, che ci molto, sono varie attività, tornei. Tutto proprio un programma ben definito. Sì, sì, molto, molto carino. Questi sono altri compiti. Poi c'è anche... simulatore di guida con la Ferrari. Sì. C'è l'area anche... boh, non so che, cosa c'è, tutti i ragazzini a vedere. C'è uno YouTuber. Un altro YouTuber. C'è anche le vecchie console, sì. Del Mega Drive, Super scorso... Nintendo, erano dall'altra parte l'anno scorso. Sì, è disposto un po' diversamente da... sì. C'è altri simulatori di guida, mi sembra, molto belli. Ricorda, lì c'è anche un flip. Sì, un flip. Che console. Qui c'è qualche stand in fondo di videogiochi, sì. Qualche cosa di Lego là giù in fondo, qualche cosina dell'anno scorso, se c'è. Sì, diciamo che a me piace di più questo padiglione rispetto all'anno scorso, perché sì, sono sì, le cose un pochino più inerenti anche alla fiera tra videogiochi, appunto postazioni. Ho disposto, sì. Disposto meglio. Sì, sì. C'è la cosa di Bud Spencer e Terence Hill, che sì. È l'area. Sì, che c'era l'anno scorso, ma era dall'ingresso. Sì, esatto. Beh, ora direi di fermare qua il video. E domani vi facciamo domani vedere la parte. Facciamo vedere sì, la parte principale. A domani. A domani. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Oggi, secondo giorno di Pistoia del Solo Comics, il cosplay di Bruno Bucciarati e Prosciutto da Le Bizzarre Avventure di JoJo, parte 5, evento aureo. Siamo qui a Pistoia, come vedete. Qua c'è l'ingresso e qui c'è la macchina di Diabolik, come potete vedere. Adesso vi portiamo a fare un giro. A tra poco. A tra poco. Qui c'è la Jaguar. Diabolik, è veramente, veramente bella. Qua c'è l'area degli autori. Degli autori? Riccardo Nunziati, sì, Diabolik e Dylan Dog anche, mi sembra, sì, cioè sullo sfondo. Sì, quest'anno mi sembra disposta molto meglio la fiera. Qui c'è qualche stand, potete vedere. C'è tutta l'area Star Wars con tanto di spade laser. Ah sì! Ma stai per dire bello? Sì, sì, sì. Grazie. Qui c'è un altro stand di retro game. Qua c'è il cibo. Sì, c'è il cibo immancabile. Ah sì, l'area di Star Wars. Che qui l'anno scorso c'era tutta i tornei di videogiochi nel mezzo. Quest'anno sono dall'altra parte.
sempre di Star Wars, vi faccio vedere. Le miniature là, di Star Wars. La facciamo vedere anche qua. C'è questo. Sopra presa dai motoscopi. Ah sì, è vero. Ah, la figure gallery. Sì. Ci sono i cabinati al centro che stanno, sono diminuiti. Sì, perché sì, li hanno spostati anche. C'è un Game Boy enorme. Immancabile. Non può giocare qui. Bellissimo. Dall'altra parte. Ah sì, c'è Mario. Pedone del Nintendino. Stand dei Ghostbusters. Falco selvatico, falco il braccio, sì, anche qua, e un altro anche qui di falchi. Ah, possiamo. Falchi addestrati. La nave. Ah sì, certo. La sì, One Piece, ieri c'è stato il raduno. C'è un altro stand di magliette, c'è il palco. C'è anche una maschera dell'uomo tigre là appesa. E qui c'è la nave di One Piece. Fatta di legno, ho spiegato anche come è fatto, quello si può aprire praticamente, è fatto molto bene. All'interno ci hanno messo l'oven, le piante di nami, insomma, bellissimo. L'hanno anche un po' curata nei dettagli. Che cagnolini. Vabbè, ma questo è una... piccolo spettacolo. Qui c'è gli stand delle altre associazioni, altro stand di cibo, direi di vedere i robot fatti da Andrea Sabiozzi, Big Robot, primo robot italiano, e l'armatura di Iron Man. Iscrizione alla gara cosplay, lo spettacolo. Proseguiamo qui il giro, che c'è praticamente l'area, sì, vista dall'altra parte, di altri stand. Il stand di figure, stand del Jagoon. Bello, c'è altri stand, che bisogna andare via. Beh, la fiera alla fine è tutta qua. Sì, no, che ci sia. Ah, qui c'è il coso dell'area di carte Pokémon. Che uno ci può andare a giocare. Sì, grosso modo diciamo che questo, però. Facciamo vedere anche questa parte qui, questa parte finale. Diciamo che comunque ci piace come è stato. Sì, come è stato tutto organizzato. Qui c'è i truccatori. Sì. E qui c'è l'area di prima col, insomma, col tipo bar e ristorante. Quindi dai, ci vediamo a fine video per le impressioni. Eccoci tornati. Così. Ragazzi, dopo insomma che vi abbiamo fatto vedere la fiera di, insomma, di Pistoia, che dire, fiera quest'anno che ci è piaciuta molto, dobbiamo dire, ci è piaciuta molto rispetto alla scorsa edizione. Diciamo che sì, grosso modo era come la scorsa edizione, ma ci è piaciuta la disposizione degli stand. Esatto. E anche il contenuto, perché
Se l'anno scorso nel secondo padiglione avevano messo quelle barche galleggianti, la pista di Hot Modellini, Wheels, sì. molte cose che per carità uno le guarda carine, però occupano molto spazio che poteva essere utilizzato per altro. Abbiamo apprezzato che abbiano fatto un'area dedicata Sì, completamente esatto. a Videogiochi, giochi, tornei, tornei, sì, molto bella con qualche anche, altro sì. stand, insomma una cosa più Sì, tematica e... molto molto bella anche il discorso dell'area Nintendo con collaborazione di Pokémon Millennium, il sito, poi Sì. c'era Games Arena con tutte le postazioni di videogiochi, quindi anche lì Sì. molto molto fatto bene. Poi si riusciva a girare senza Sì. problemi, insomma, Sì, all'interno della perché fiera. essendo concentrate tutte nel secondo padiglione, la parte videoludica e non nel primo Perché come l'anno magari scorso. c'era gente che andava a fare i Sì. tornei e si accalcava lì, mentre adesso si riesce a girare senza Sì. problemi. E no, carino che abbiano invitato Sì. anche il gruppo di Star Sì, Wars gruppo di Star che Wars di facevano Pisa. varie, Sì, sì, esatto, molto varie molto bello. attività e per il resto Sì, sul appunto. palco ovviamente c'erano anche molte cose di Sì. intrattenimento, come una maestra di sushi Sì, che c'era anche l'anno giapponese che scorso, sì. cucinava appunto il sushi, O se faceva vedere no, come cucinare. avevano invitato anche un gruppo a cantare le Sì, sigle dei la flotta cartoni. di Vega, quindi Sì. molto carina anche loro. Tra la gara cosplay e la domenica c'è stato un po' di intrattenimento, perché Sì. appunto. Mentre c'era la gara, partiva un piccolo intermezzo con una Sì. canzone e poi riprendeva la gara cosplay e tutto. Quindi è stata insomma, una piacevole Sì. esperienza che era molto Abbiamo, sì, piacevole. poi apprezzato che abbiano ridotto un po' il cibo per appunto Sì. mettere più cose a tema, Sì, perché comunque il sì. cibo c'era e Sì. anche vario, cioè, Infatti, quindi... tengo a fare una precisazione, non arriverà il video acquisti, perché Ah, sì. le uniche cose che abbiamo comprato è stato cibo lì in fiera per, insomma, per mangiare, quindi Sì, mi sì. sembra inutile appunto fare i video Sì. acquisti non avendo appunto comprato niente. Comunque, per carità del cielo, le cose c'erano da comprare, Sì, sia sì. gadget, Sì, figure, retro game e videogiochi che quest'anno secondo me, ce n'era un come, po' di più. esatto, come stand che vendevano questo genere di cose, ce n'era molti di più rispetto Sì. all'anno scorso, quindi molto 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 Sì, organizzata bene. poi quest'anno avevano anche chiamato il gruppo di Pistoia di One Piece che ha Sì, portato la nave, come vi abbiamo il gruppo ciurma di mostrato. cappello di Sì. paglia No, ma Pistoia, è quindi carino che molto comunque carino. facciano qualcosa a tema perché anche per la gara Sì. cosplay c'era il premio inerente, tutto, insomma, Sì. No, ma è molto tutto molto molto carino. piacevole, Poi molto punto di tranquillo. forza della fiera sicuramente i prezzi degli ingressi che erano invariati Sì. rispetto all'anno scorso. In cosplay si entrava a 5 euro Sì, e senza esatto, sette. poi essendo al chiuso domenica Ah, ha per un periodo piovuto. pioveva, quindi essendo al chiuso uno stava Nessun tranquillamente dentro, problema. nessun Poi, problema. volendo, c'è anche una piccola area Sì, esterna, un un cortiletto. cortiletto molto piccolo, però comunque Insomma, sia, diciamo. come fiera la vicinanza della stazione è Sì. sicuramente ottima per chi vuole raggiungere la fiera in treno, è comodissimo che la Sì. stazione è a 2 minuti a piedi dalla fiera, quindi perfetto proprio, veramente ci siamo Sì. Di divertiti molto. sicuro ci torneremo anche l'anno Sicuramente ci prossimo. torneremo anche l'anno prossimo. E che dire, ragazzi, per il video del Sì. Pistoia Non Solo Comics è tutto. Io vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate o condividete. Se volete iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao.